Oggi, finalmente, dopo quasi un secolo, soddisfo la richiesta di una ragazza che mi aveva chiesto di farle un make-up di Taylor Momsen. Oh, no, non lo so come si dice, penso... Boh, non lo so. Comunque, quindi ho realizzato questo smoky. Non c'è niente di particolare da dire, solo... I colori che vengono utilizzati sono appunto maggiormente il nero e un po' di grigio shimmer. Sono rimasta anche più leggera su tutto il viso e anche sulle labbra perché appunto essendo uno smoky non volevo esagerare. Spero che sia riuscita a soddisfare la sua richiesta e spero anche che possa essere utile per tutte voi. Penso che sia, anche se sia un make-up così forte, penso che sia un make-up che possiamo utilizzare tutte. E niente, spero vi piaccia, vi lascio il tutorial. Un bacio, ciao! Prendo un matitore nero come questo e lo vado a mettere sulla palpebra mobile. Senza però andare in profondità, quindi senza andare nell'angolo interno dell'occhio. Dopodiché possiamo rimanere così. Ti piace? Guardami. Io andrei così a guardare Breaking Dawn. Vero. Dopo aver fatto questi tutorial per voi, oggi andiamo a vedere finalmente Breaking Dawn. Prendo un pennellino piatto come questo qui. Andiamo a sfumare. Diamo una forma nell'angolo esterno dell'occhio più rialzata. Così. Dopodiché prendiamo un ombretto nero matte, come questo, il super ombretto nero di Eleonora, e con un pennellino paffuto, così, andiamo ad intensificare il nero. Il nero dovrà anche ricoprire la piega dell'occhio. Vado a prendere la mia palettina di H&M e con una semplice spugnetta vado a prendere questo grigio qui, chiaro, molto argentato, e lo andiamo a mettere nell'angolo interno dell'occhio. Questo grigio, lo stesso grigio, quindi shimmer, lo andiamo a mettere
un po' al centro della palpebra mobile, sopra il nero. Per dare un punto luce. Dopodiché sfumiamo il tutto. Quindi andiamo a unire i due colori. Adesso prendo un pennellino piatto angolato, come questo qui della Essence. Vado a riprendere il nero matte. E lo vado a mettere sotto pennello a penna e andiamo a sfumare il tutto. Dobbiamo unire la parte di sotto e dobbiamo farlo diventare parte della coda che abbiamo creato. Dentro l'occhio l'ho fatto finire. Non fa niente, tanto ne hai due. Sì, certo. Quindi non fate come me, non fatelo andare il pennello dentro l'occhio comunque. Prendiamo una matita nera, come questa qui dell'Avon, e andiamo a mettere nell'anima interna dell'occhio. Faccio questo procedimento anche nell'anima interna dell'occhio superiore. Dobbiamo essere proprio dark. Adesso io andrei a intensificare un po' il nero nell'angolo esterno. Quindi riprendendo il nostro nero andiamo ad intensificarlo nella parte esterna, nella coda esterna. Come highlight vado a utilizzare questo panna qui, faccio un mix tra questo panna e questo bianco qui. E andiamo a metterlo appunto come light. Vado con le dita pure con un pettine da sopracciglia, vado a sistemare le mie sopracciglia appunto. Allora vado a mettere un altro po' di correttore per andare a nascondere le imperfezioni.
vado a prendere un po' di questo marrone chiaro qui. E lo metto qui. Per realizzare un'ombra. Vado a prendere un eyeliner liquido col pennellino. Come questo qui. E vado a tracciare una linea sottilissima da eyeliner, proprio sottilissima, quasi impercettibile. Tanto cosa c'è da vedere? Vedo tutto questo nero. Infine, andiamo a prendere il nostro mascara, io uso sempre l'Extra Vanium di L'Oreal, collagene. È buonissimo, fa delle ciglia molto molto luminose. Vado a prendere la bronzing powder di Essence e con un pennello da terra o un pennello grande come questo, angolato, vado a fare un po' di contouring. Prendendo questo colore qui, vado a fare un po' di illuminante. Passiamo alle labbra. Come labbra, essendo che è un trucco molto scuro, molto forte, io vado ad utilizzare un rossetto abbastanza chiaro come questo, nude. Così. E poi metto un lip gloss, questo è della Essence, è l'XXL, però non so più che numero è perché si è staccato tutto, cioè si è cancellato tutto. Per avere un effetto ancora più naturale, vado a picchiettare un po' con le dita, leggermente. Mettiamo un ciuffo davanti, essendo un po' rock come lei. E il trucco è finito, spero vi sia piaciuto e di aver soddisfatto appunto la richiesta. Un bacio, ciao!